Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie. Siamo con Mario Conte, presidente dell'ANCI del Veneto e sindaco del comune di Treviso. Un primo commento su questa situazione nuova e preoccupante che il paese si trova ad affrontare, anche se c'è chi dice che le elezioni sono sempre e comunque un bagno di democrazia. Sì, assolutamente, non dobbiamo aver timore di chiedere ai nostri cittadini di esprimere la loro idea. È giusto che i cittadini vadano a votare, soprattutto è giusto dopo aver capito e aver avuto la conferma che la stabilità e le condizioni per poter governare non c'erano più. Lo avevamo capito una settimana fa quando Draghi aveva dato le dimissioni, lo abbiamo capito ieri quando sinceramente al Senato l'atteggiamento sia da parte di Draghi che da parte di tutte le forze politiche, perché secondo me qui non ci sono responsabili ma sono tutti quanti coinvolti, hanno manifestato la non fiducia nei confronti di questo governo. Detto questo, noi come sindaci ci siamo incontrati una settimana fa per elencare tutta una serie di difficoltà e tutta una serie anche di soluzioni. Oggi a quelle difficoltà si aggiunge anche l'instabilità governativa, quindi un problema nei problemi. Chiediamo semplicemente di fare in fretta. Non c'è spazio, secondo lei, per un estremo tentativo di portarci fuori fino alla fine della legislatura? Ma insomma, anticipiamo di qualche mese la fine naturale della legislatura, quindi secondo me a questo punto e in queste condizioni conviene veramente affidarsi ai nostri cittadini, e dopo da lì si ripartirà con un governo che spero possa dare stabilità, che spero possa dare le risposte ai cittadini, agli amministratori locali di cui abbiamo bisogno, perché ricordo che ci aspetta un autunno-inverno caldo, non da un punto di vista meteorologico, ma certamente da un punto di vista sociale. L'ANCI è stata molto criticata per aver richiesto appunto a Draghi di rimanere. Era un appello alla responsabilità, quindi non ci vedo nulla di male. Io personalmente non l'ho sottoscritto semplicemente perché lo vedevo un po' come una mancanza di rispetto nei confronti del Premier Draghi, che aveva appena detto che non c'erano le condizioni per poter governare. Noi continuavamo a insistere che doveva governare. Evidentemente io ho sempre manifestato stima nei confronti di Draghi e anche in questo caso lui ha fatto la scelta che secondo lui era quella più opportuna. E sul fronte politico l'osservatorio locale cosa le dice? Abbiamo le dimissioni di Brunetta, Gelmini, Cangini dentro a Forza Italia, uno sbilanciamento che diciamo da come si è presentato il centrodestra fino ad ora forse porterà a cavalcare Giorgia Meloni come prossimo leader. Cosa ne pensa? Ma ricordo che coloro che oggi si dimettono, in realtà si dimettono da un posto conquistato soltanto grazie all'alleanza, grazie all'appartenenza al loro partito. Credo che il grande salto di qualità i partiti lo devono fare ritornando veramente, e non solo a parole, a mettere al centro della propria agenda politica le persone e le loro esigenze.